Sti cazzo di caricamenti. Questa sarà la terza. E ciao a tutti, cari miei, sono Atrix e bentornati su un nuovo episodio di Dead by Daylight. Allora, volevo subito dire una cosa. Cioè che il canale, come sapete, è nuovissimo, gli iscritti sono veramente pochi, però ho già ricevuto qualche commento anche in privato sul fatto che il mio modo di intrattenere e fare gameplay piace, e questo, ve lo dico, mi fa stare veramente contento. Inoltre stasera, sinceramente, avrei voluto portare il sopravvissuto, una partita col sopravvissuto, però alla ventesima lobby e al ventesimo caricamento mi sono rotto il cazzo. È uscito l'istinto feroce che è in me e mi ha detto: Matti, fai un po', Atrix, fai un po' una cosa, prendi il trapperino e sfoga tutta l'ignoranza che c'hai stasera, e io andrò a sfogare con voi tutta l'ignoranza che c'ho stasera, che vi assicuro è importante, importante. Allora, questa non è una mappa che mi piace e metto già subito le mani avanti. Usualmente non uso killer, cioè io gioco per lo più sopravvissuto. Però ecco, stasera volevo portare qualcosa di diverso e provare a giocare killer. Tanto qua inizia benissimo, nel senso che non ne trovo manco uno. Eccolo lì, fermati! Che stai facendo te? Sì, ma è lontanissimo. E forse potrei posizionare qualche trappolina vincente qui sui pallet. Anche se solitamente non è che poi ce ne becco così tanti facendo in questo modo. Però, insomma, vediamo. Gioco con una build abbastanza bastarda, che mi pare si chiami Machinga, una roba del genere, o magari ho detto un'enorme cazzata, però mi ci trovo veramente, veramente molto bene. Quando magari ne trovo uno, mi ci trovo bene. Qui sento rumori diversamente normali, e secondo me c'è puzza di Claudetta. Mi puzza di Claudetta a me sta zona, non so per quale motivo mi puzza di Claudetta. Ma Claudetta non c'è. Sicuramente stanno infognati da qualche parte. Che peraltro non so se hanno usato qualche bonus, non so che, ma si vede abbastanza. Chi è lì? Signorina Strode! Dove va? Venga qui, signorina Strode! Non zoppichi! Che peccato che è l'ossessione. Perché c'ho il perk che se ammazzo l'ossessione tutto mi va a puttane. Ma non mi interessa. Ripeto, l'ignoranza che mi è stasera non me ne fa. Ferma lì, cara! Ferma lì, dove va? La Strode di solito c'ha colpo decisivo, però insomma va bene. Io non sto usando né agitazione. Eccolo là, infatti, va, mannaia la puttana se ti prendo. Mamma, se ti prendo, quanto ti campero! Se ti prendo, quanto ti campero, vieni qua! Mamma, che nervoso mi fanno venire questi a me. Dove sei? Ho sentito qualcosa. Ho sentito qualche rumore qui. Signorina Strode, si fermi! Signorina Strode, si fermi! Tanto hanno fatto quasi tutti i generatori, ma a noi non ce ne fotte niente, perché questa qua ci muore. Che fai? Che fai? Non opponi resistenza alcuna? Te, cara mia, ci muori, non me ne frega niente. Loro possono uscire, fare quello che vogliono, ma te, gancettino, e tu qua ci muori. Allora, posizioniamo la trappolina. E secondo me, visto che peraltro in lobby sono entrati tutti e quattro insieme, questo qua potrebbe essere un pre-made bastardo. E quindi questo che vuol dire? Vuol dire che gli amici della signorina Strode staranno tutti nei paraggi. Non posso permettere che la Strode si salvi, anche perché, ripeto, gli altri hanno subito rushato i generatori. Infatti ne sono rimasti solamente due. E sinceramente, mo. Eccolo, eccolo lì. Meg, vieni qui, cara. Venga qui, venga qui. Senza timidezza. E fai. Dove vai? Dove vai? Dove va? Meg, dove va? Allora, io adesso tornerei dalla signorina Strode, che ripeto, mi ha fatto accanire questa sera.
Cosa fa lei? Cosa buon Dio fa Magley? Io l'avevo detto che era un premade. Che si aiutano a vicenda! Che si aiutano a vicenda! Stia un attimo lì, Beg, che sono subito da lei. Sono subito da lei. Intanto lì l'hanno rialzato. Vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Non si può pure tutto. La Meg sta lì che sta recuperando. E va bene. La Strode ormai è. Ehi, Meg! Mamma che liscio! Dove va Meg? Altro liscio, via! No, al terzo no. Cara mia, al terzo no. Secondo me lì la stanno curando. Sì, che lo stanno curando. Sì. Drogata. Questa è una drogata e la lascio. Che magari mi attacca qualche malattia strana. Io quel personaggio lì lo odio, sinceramente. Mi fa veramente schifo. Ok. Lei la attacchiamo. Ormai sono in rush, ragazzi. Ormai sono in transagonistica. E lei per adesso vorrei usarla un attimo come... Sentito le passi? La drogata per caso vuol salvare l'amica? Sì, chiaramente. Dicevo, volevo usarla come esca, anche se... va bene, non fa niente, l'ha fatto una cazzata. Non fa niente. Ritorni qui, Meg. No. Meg, è tanto cara, è tutto sotto controllo, eh. È tutto sotto controllo, eh. Che fa? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va lei che ho forza brutale? Sì. Faccia questi giochini, faccia. Faccia questi giochini. Mannaggia la puttana. Vabbè, io per evitare problemi, che tanto sta ragazza ormai si è recuperata tutta, la prendo e la aggancio innanzitutto, perché non vorrei evitare spiacevoli sorprese, che sapete, uno le può appende tutti, poi invece secondo me abbia sbagliato il decisivo, perché c'è stato un attimo di tentennamento. Ok. Lei intanto, cara, si accomodi pure. Si accomodi pure nel gancio. Questa è la trappola che offre la casa, che diamo in dotazione a tutti. A tutti. Quindi non sta andando poi così male, nel senso che hanno ancora due generatori da fare. Ho sentito. Eccoli qua, guarda qua. Guarda quanti ormi che avete lasciato. Non mi avvicino all'altrimenti cado sulla mia stessa trappola. E... dicevo, non sta andando troppo male, perché mancano loro ancora due generatori. Dove va? Dove va, signorina? Venga, venga. Venga a giocare con il Trapper, che è così solo e sconsolato. Io se riesco a batterla giù questa qui, vaffanculo, m'ha stunnato. Mannaggia a te. Oh, ma che è successo? Che è successo, cara? Volevi salvare l'amichetta? Volevi salvare e sei cascata sul trappolino? sul trappolino. Vabbè, tanto ho, diciamo, quell'abilità che mi permette di ridurre in fin di vita loro. Vedi che ti ho visto, cara? Dicevo, di ridurli in fin di vita, come avete visto. Perché non è entrato nella trappola? No, cara, non si scappa, dai. Non facciamo sti giochetti stupidi. Dicevo, la trappola mi permette di ridurli direttamente in fin di vita, come avete visto. E questa è morta. Raccogliamo la signora Meg. La signorina Meg, chiedo venia. E agganciamo anche lei. No, non ha lo strike. Chiedo scusa. Non ha lo strike. Cioè, dai, non ti dimenare troppo. Mamma quanto ti dimeni, cara. E dai, facciamo fine a queste sofferenze inutili. Facciamola finita. Oh, via lì. Stia calma, urli poco. Che c'ho anche mal di testa, peraltro, stasera. E non ho voglia di sentire la gente che urla. Prendiamo la trappolina. E la posizioniamo qua. Oh, mi scusi, cara. Sbagliato tasto. Vorrei adesso evitare che Ghost Ruso prendi la botola. Nel senso che camperare adesso lei non ha troppo senso. Vorrei, ripeto, trovare lui, perché... Succede, caro! Ma no! Che sombo dispiacere! Ma mi dispiace! Ah, ragazzi, mi dispiace. Mi dispiace veramente, veramente tanto, mi dispiace. Sì, però non ci sono ganci, mi dispiace. Ah no, c'è un gancio lì. Signori, sinceramente,
Non avrei immaginato di fare questo scempio qua. Ops, faccio la cazzata alla fine, no. E anche il quarto, ragazzi miei, ahimè, se ne va. L'entità l'ha preso e l'entità se lo magna. Bene, 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 bene. Signori miei, cari, spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito col mio trapper e ho sfogato quegli istinti animali che vi dicevo prima. Vediamo un attimo se, diciamo, mi insultano, perché nel momento in cui mi insultano io mi diverto ancora di più. Imao, el mao, bah, sarà un insulto, ma GG. Comunque, cari miei, ripeto, thanks for point, you're welcome. Sono contento, sono contento. Questo è, diciamo, la frase di uno che sta rosica come l'ira di Dio. Belli miei, quindi sono felice se questo video vi ha strappato un sorriso. Io mi sono divertito e ci vediamo al prossimo video. Ciao cari.